E salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, io sono ZFocus ed oggi siamo in un nuovo video, siamo in un nuovo tutorial, di nuovo. E come avete ben letto dal titolo, siamo in un tutorial come riparare il disco PS4, PS3 di qualsiasi console, o la maggior parte delle console. Bene, io questo video l'ho già fatto, però non così, l'altra volta ho fatto un video simile a questo, sì, ma ho fatto su come riparare il disco per PS4 e PS3 soltanto, e però senza usare robe strane tipo dentifricio, alcol o sostanze varie. Bene, in questo video invece vedremo uno di questi trucchetti qua. Appunto, in quel video mostravo come riparare il disco semplicemente usando l'account del vostro amico oppure usando il gioco del vostro amico prestato e poi successivamente utilizzando il vostro disco. Perfetto, e questo video sarà totalmente altro, non avrete bisogno degli account, non avrete bisogno dei vostri amici, niente di niente, dovrete solo avere il dentifricio. E anche se nell'altro video ho detto che queste cose, queste sostanze non funzioneranno, lo ripeto anche questo video, che potrebbe funzionare sì, però come la maggior parte non funziona, però se volete provare, provateci e non vi costa nulla. Però vi dico già con dire che io non mi assumo nessuna responsabilità su ciò che farete e l'uso che ne farete. Se nel caso vi si rompesse, non è colpa mia, quindi l'ho detto anche nello scorso video quando vi ho fatto vedere con l'account del vostro amico e qualsiasi cosa. Bene, con dentifricio l'avrete già visto in molti altri video stranieri, italiani, di qualsiasi tipo. Molti quando spalmano il dentifricio sul disco, subito dopo vanno a sciacquare il disco con l'acqua. Invece noi faremo altro, invece noi faremo metteremo il dentifricio sul disco e lo lasceremo lì. Non se vi spiego. Per il dentifricio potete usare quello che volete, tanto non è importante la marca, di quale marca dovete usare, potete usare qualsiasi dentifricio. Perfetto, prendete il vostro disco, in questo caso il mio è Black Ops 3, come fatto vedere nel scorso video. Io purtroppo ho questa crepa, non so se la vedete, faccio vedere meglio qua, non so se la vedete, adesso non si vede molto bene, però vabbè. Se avete questo problema come io, scordatevi questo tutorial. Se riuscite a fare con il tutorial che ho fatto, che io ho risolto questo problema anche avendo questo problema. Se avete altro, tipo comunque il disco un po' graffiato che non ve lo legge, non si avvia, questo tutorial fa per voi, cioè potete andare avanti. Prendiamo l'endifrigio e mettiamo sul disco come al solito, come sapete già farlo. Non serve metterlo molto, cioè poco. Un po' qua. Adesso iniziate a spalmarlo, potete spalmarlo con il dito, con cosa volete. Una volta che avete spalmato per bene, lo lasciamo qua e lo lasciamo asciugare per 1-2 ore, massimo 2 ore. Lasciamo lì, non facciamo più niente, lasciamo lì da parte, mettetevelo dove volete. E fra 1-2 ore lasciatelo lì asciugare e fra 1-2 ore vi spiegherò la seconda parte. Bene, ci vediamo dopo quando sarà asciutto. A dopo. Ok ragazzi, una volta che sono passati 1-2 ore, vediamo che il disco adesso è asciutto. Posso pure toccarlo, vediamo che è un po' ruvido, diciamo, non è più come prima tutto liquidoso, tutto adesso un po' diverso. Vabbè, una volta che si è un po' asciutto, adesso possiamo iniziare a pulirlo, però senza aggiungerci acqua, mi raccomando, senza aggiungerci acqua.
Se volete potete aggiungerci un goccio d'acqua, però non di più, uno o due gocce d'acqua, ma non di adesso, non tantissima acqua, perché sennò non funzionerà più. Vogliamo prendere il nostro fazzoletto, io ne prendo un altro adesso, e andiamo a pulirlo il disco per bene, lo puliamo per bene. Perfetto, direi che è ottimo, il disco è pulito alla perfezione, quindi adesso non ci sono più problemi. Pulitolo anche qua, se c'è un po' di sporco, vedete qua c'è ancora un po' di sporco di edificio, pulito anche davanti dove c'è la copertina. E nulla, fatto. E una volta che avete pulito non vi resta altro che inserirlo nella vostra console e vedere se funziona. Beh ragazzi, io vi saluto qua, non so cos'altro dirvi, come, ripeto già che non mi assumo nessuna responsabilità di ciò che farete, poi ho fatto un po' un macello, però adesso pulisco tutto quanto. E niente, se il video vi è piaciuto, se vi è stato d'utile, scrivetemi giù nei commenti se avete problemi, se vi è funzionato o non vi ha funzionato, qualsiasi problema, vi cercherò di aiutarvi. E nulla, come al solito noi ci vedremo al prossimo video e bella ragazzi, alla prossima, ciao!